La decisione dei giudici del Tribunale di Roma di non trattenere i 12 migranti in Albania apre allo scontro politico. La Premier Meloni è decisa ad andare avanti. Approveremo delle norme che servono a superare questo ostacolo, perché io credo che non sia una competenza della magistratura stabilire quali sono i paesi sicuri e quali no. È una competenza del governo. Penso che la decisione dei giudici di Roma sia una decisione pregiudiziale. Lo dimostra il fatto che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito. Temo che debba anche colpire il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Vergogna, altro che modello. L'accordo fatto con l'Albania è un accordo fuori legge, che osa la segretaria Dem Schlein, un accordo che viola il diritto internazionale. L'idea di fondo che è del tutto inaccettabile, li mandiamo un po' più lontani pensando di risolvere il problema. 16 in Albania su una nave militare al costo forse di 20.000 euro a migrante per quel solo viaggio, mentre ne arrivano qui migliaia. Rispetto ai quali forse qualche fondo in più per gestire meglio quel fenomeno sarebbe stato utile. Temi divisivi in un clima già teso tra maggioranza e opposizioni per via della manovra, con il governo pronto a tagliare spese ministeriali per mettere più soldi in sanità. Si prevede che i ministeri facciano un piano di razionalizzazione di quelle che sono le spese che sono tagliabili, quelle che sono improduttive, quelle che sono ripetibili, ripetute probabilmente, ma di cui va misurata l'efficacia. Le opposizioni sul piede di guerra per le promesse disattese. Sui soldi della sanità mi sembra che ci sia stata fatta un po' di demagogia. Vedremo se la NAO, che è l'associazione dei medici, dichiara lo sciopero. Dopo tante promesse che sono arrivate, vuol dire che qualche problema c'è. Ci saranno una serie di nuove tasse occulte, che loro furbescamente ovviamente non chiamano tasse, ma quando tu vai a togliere delle detrazioni fiscali a una fascia di reddito, a dei cittadini, per forza di cose stai aumentando le tasse.